Buon taddo a tutti, na, buon taddo a tutti, spoiler, buon taddo a tutti ragazzi, questo è il mio primo video sulla mia prima rubrica, le teorie taddiniane, ovvero le teorie del taddo su vari argomenti. Come vedete oggi dal titolo, parliamo di una cosa molto particolare, ovvero la fine di Naruto. In realtà io non ho tutti i volumi cartacei, ma mi tengo in paro grazie alle scan tradotte tutte dalla originale in giapponese. Comunque la serie sta per finire e si concluderà verso metà novembre. Quale sarà il finale? Prima teoria, la vittoria di Naruto con l'uccisione di Sasuke. Questa teoria è quella più verosimile, dove possiamo immaginare il nostro protagonista, Naruto, che deve per forza uccidere il suo migliore amico, Sasuke, per fermare la sua sete di vendetta. Teoria numero 2. La vittoria di Naruto e il pentimento di Sasuke. Questa teoria penso che sia quella che tutti i fan si aspettano, ovvero Naruto che riesce a convincere Sasuke a cambiare il modo in cui vuole rivoluzionare il mondo dei ninja, portando così i due amici a diventare i nuovi Hokage. Teoria numero 3. La morte di entrambi i personaggi. Questo è quello che nessuno vorrebbe, ma che tutti si aspettano, cioè il sacrificio di Naruto alla fine della storia. Teoria numero 4. Tutto da capo. Sasuke lascia in fin di vita Naruto e si ripete quanto accaduto alla fine della prima stagione. Questo potrebbe portare all'inizio di una nuova serie o a un finale aperto. Bene ragazzi, la prima puntata delle teorie taddiniane è finita. Se vi è piaciuta mettete un mi piace, condividete, iscrivetevi al canale e ci vediamo alla prossima puntata. Ciao Peppo!